vlog così. Buongiorno! Allora, perché? Allora, sul Snapchat avevate visto che avevo messo lo smalto e perché oggi sono vestito di blu, dopo mi cambio la maglietta. E stiamo andando io e Cleo alla tappa di Roma del Luna Park Tour! Bene, siamo in stazione di Milano Centrale, adesso sta arrivando il nostro trenino, Freccia Rossa 1000. Sta arrivando da là, ragazzi. Non so se lo vedete, ok, no, non lo vedete. Eccolo là. E niente, oddio, oh! E niente, quindi noi ci vedremo dopo quando saliamo e via. Bello questo viaggino, 3 ore ci mettiamo, veramente poco. Saliamo adesso, ragazzi, ciao 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 ciao. Ha detto dobbiamo prendere il binario 934. Ah, Cleo ha fatto shopping da Sephora. Aspetta che non ti vedi che sei un po' scurina. Ok, dai, più o meno ti vedi. E ci è andato un sacco di campioncini. Forse perché hai speso un po' troppo? No. E ci è andato sia uomo che donna, per... anche per Tiago, anche se non ha preso niente. Esatto. Tutto, infatti ti ha detto dopo. Sì, no, ce ne è andato tantissimi, ragazzi. Cioè, un sacco di robe. E dopo ce li smistiamo. Esatto. Basta. Oh, sono molto entusiasta di questo acquisto, soprattutto. Ah, molto bella, è una palette questa. Bene. E quando stiamo prima di entrare mi ha detto Thiago, io qua, cosa mi ha detto? Potrei fare danni. Potrei fare danni. Mi ha detto di tenerla con le, ma cos'è che ho? Di tenerla per non spendere tanto, ma alla fine dai. È andata col 20% di sconto, è andata abbastanza bene. Cioè ragazzi, io non ce la posso fare, però vabbè. Comunque ci metteremo, come già detto prima, 3 orette per arrivare a Roma, però è diretto adesso, da Milano Centrale a Roma Termini, diretto. E niente, oggi che giorno è, che non ho detto ancora? Sabato 6 maggio 2018. Dopo mangeremo anche, perché io ho già fame. Allora, ragazzi, io ho detto a Cleo di mangiare alle 12:30, alle mezzo. Mi ha detto di sì, però la ragazza sta già anticipando l'orario di pranzo. Puoi aspettare mezz'ora, Cleo? No, dai, io ho fatto la colazione alle 7, sono le 12. E quindi? Io sono passate 5 ore, basta. No, però non mangia. Dai, allora assaggia un pezzo di me e tu lo via. Non vuoi che mangio? Non vuoi che mangio, perché sennò dopo mangi anche tu. Esatto. Dai, assaggialo almeno e facci, dici com'è, però la puoi metti via. Ok. Fa schifo? Pastrugnato lo usiamo noi, ragazzi. Pastrugnato è un termine, ma va. Guarda, guardate come mangia. Com'è? Ci sta. Vabbè, mettilo via. Non vorrei sporcarmi. Mettilo via. Ragazzi, per dimostrarvi che sono un uomo di parola, io ho il vetro rotto, però vabbè, e Cleo non è una donna di parola, io mangio alle 12:30, puntuale. Mattina sono svegliato alle, credo alle 7, io alle 7:10 e ho fatto anche la pasta. La pasta è questa, cioè è dentro la pasta fatta di riso e mais e quei cubettini di prosciutto cotto che credo non mangio ovviamente. Ma la pasta sembra... a vederla la pasta normale, ma il sapore in realtà no, il sapore dove avrei dovuto, questa è la pasta, ragazzi. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla discoteca razziale di Roma. Io mi sono andato a cambiare, però solo la magliettina. Poi il mio outfit è questo, mi piace un sacco, con i moccassini, non so se si vedono. Fai vedere. Bravo, fai vedere bene il mio outfit. Urla. Non no, non ti vedo. Ah, ecco. L'outfit con i moccassini. Tutto sul blu, tutto, e anche moccassini blu. Anche le unghie. E le unghie che sono... Non zoomare che le ho messo mai male. È lo smalto dell'anno scorso Moonlight. Esatto. E niente, quindi siamo arrivati. Io e... sono abbinata alla tua maglia con le unghie. Vabbè, vedo che ci sono i cuori da stadio. Comunque, credo sei pronta, credo si è messo il mascara e basta, perché in treno io non sono... Dopo mi sistemo la tinta labbra. Esatto, ma che buon profumo. Ah, no, il tuo profumo, ok. Calvin Klein. E niente, io sono carico, tu sei carica. Sì, non vedo l'ora. Ah, ecco, volevo ringraziare, questo lo dico io. Prego, prego. Volevo ringraziare tanto Cleo. Piangere.
perché comunque ha voluto che certo, c'è la luce dietro. Ha voluto che fossi io ad accompagnarla, Cleozze. Sì, il più possibile, io vorrei che lui venisse. Più si può, perché poi adesso inizio anch'io gli esami così. Con l'università. Però oggi poteva. Oggi potevo, ci ho dovuto studiare tutto ieri fino alle 7 però. E tutto domani anche devi esatto, studiare. Esatto, però oggi ce l'ho fatta. Solo per te. Bene, quindi dopo io ovviamente vloggerò un po'. Che vloggerò naturalmente durante un po' il mi viene da dire room tour, il Luna Park tour e niente, quindi tra poco si inizia. Ah, volevamo dire che ci hanno accolto con delle pizzette, sì. Ragazzi, cioè la fine del mondo. Queste pizzette e queste focaccine, diciamo, con sulle patate sono la fine del mondo. Io ne ho mangiate due e due, Cleo non voglio saperlo. Non fa. Si gira anche perché sa che niente, noi ci vedremo dopo. Ciao! Date per le prime 30 che sono riuscite ad arrivare prima a prendere il libro. Che cosa? Che lo si sta sistemando come al solito. Cioè, Mr. Daniel Makeup, ossia Daniele, che bel pacchettino. Che Cleo, dimmi cosa sono, ombretti? Sono due ombretti, uno Cleo, uno Luna. Luna è questo, Cleo questo e poi una matita bianca. Bravo Daniele. Ringraziamo anche Mr. Daniel Makeup dalla linea Nabla. Allora, Cleo ha iniziato il suo tour anche qua a Roma, tappa a Roma, ho già iniziato a fare l'autografo e tutto. Io sono qui da parte che consegno i regali di Nabla e comunque c'è parecchia gente perché queste persone qua sono le persone che hanno fatto, sono i primi 30 questi, quindi loro sono i primi 30. Cleo la vedo super carica. E niente, quindi ci sarà tanta roba da fare oggi, però siamo super cariche e super contenta, che credo la vedo troppo contenta. Il primo maschietto finalmente, il primo maschietto. Oh, meno male che sono anche i maschietti. Comunque penso che qua credo ne avrà veramente per molto. È arrivato anche Stefano finalmente, per la prima volta conosco Stefano. E niente, adesso dovrebbe passare. Stefano ormai io so che Stefano segue tanto Cleo ed è un ragazzo comunque tanto simpatico, cioè mi sembra che sia tanto simpatico, carino, paccato, tranquillo e via. E niente, ecco qua, adesso arrivano Stefano, si fa un saluto Stefano? Beh, aspetta che tiro indietro, oh, lui è Stefano e tu come ti chiami? Puoi vedere. Bene, quindi stavo dicendo appunto di Stefano e ce l'abbiamo fatta. Ciao ciao ciao. Bene, questa è la seconda volta che rifacciamo questo video perché appunto io pensavo che stesse registrando, in realtà ho registrato solo 3 secondi. Cleo è arrivata. Bene, quindi stavo dicendo, gli ultimi sono Diego, Chiara, Alessia. Ok, i capelli di Diego sono tutti suoi, si mette il foundation, ok, bene. Quindi posso chiudere adesso. È fuori ragazzi, comunque, allora, il mio copio è andato bene e volevo fare questo piccolo vlog nel mercato centrale di Roma e perché volevo dire che, okay, che Stefano gentilmente mi fornirà il moment perché mi è venuto male. Ma tu lo devo pagare? No, ma io lo devo pagare, ragazzi, c'è un soggetto sano che si sta girando alle nostre spalle, state attenti, perché io ho pure dei scippi. Comunque, volevo ringraziare Stefano. Pre. Ma dici qualcosa, dai. Non so che dire. Inquadrano M. Tu sei abituato, hai fatto il video sì, su YouTube. No, mi vergogno. Mi vede più gente. Guarda l'altra! Ti sei arrivata tutta rossa. Qualcosa, non lo so. Ecco moment per Tiago. Riprendiamo in mano la situazione, ragazzi. Comunque, meno male che esiste l'editing che si taglia questi momenti morti perché questi ragazzi sono timidi. Comunque, volevo ringraziare di cuore Stefano e comunque c'è questa sua amica Noemi. Mio smalto super top. Narissa. Ma viene fuori a spiaggiolirti. Narissa. Ma dov'è? Bene, io ho preso il mio bellissimo cappuccino al latte di soia. Stai mandando tutto fuori, non so se ti rendi conto. Sì. Allora, ci ha raggiunto. Ma cos'è sta cosa? Scusa? Comunque va
tipo questo effetto veramente. Ci ha raggiunto anche Rob Brook, che nel tragitto, come avete sentito da Cleo prima, ha visto una rissa e una capra. Solo lui comunque. Va bene. Comunque ragazzi, ci hanno riconosciuto subito che siamo di Milano. Sono veramente... vabbè. Comunque abbiamo qui, abbiamo ancora 2 ore da aspettare. Che ore sono? Meno male che siamo in compagnia. Ciao. Allora ragazzi, eccoci di nuovo in diretta. Volevo dirvi che il signor Stefano Masci, perché ho letto anche il tuo nome e cognome tanto, che era tanto carino a fornirmi... era tanto carino nel fornirmi la tachipirina bla bla bla, ha detto che non farò male a sentire il volo, ragazzi, cioè vi rendete conto? Stavo scherzando. No, non stava scherzando, ragazzi. Io sono offeso, ok? Offeso. Voi è vero che sapete che io diventerò assistente di volo? No, ragazzi, non ho parole. Io prendo il treno, io creo, stiamo prendendo il treno. Io sto bloccando e stiamo prendendo il treno. Bene, come al solito. Leo, ti sei? Che tipo che devi venire con me? Stiamo prendendo il treno. Binario 6. Oddio, l'abbiamo perso, Cleo. Oh mamma. Entra in uno. Oddio. È questo. Dai veloce, ciao. 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 Sinistra. Oddio, sono ancora bloccato. Oddio, siamo. Oddio, oh mamma, oddio, perdiamo ragazzi, stiamo perdendo, oddio, sorry, oddio, Leo sta correndo anche lei, ma non è ancora arrivato, sì che è arrivato, là dov'è? Carrozza! Vabbè! E mi spinge! Ecco! Scusami! Lo siamo per... mancano 3 minuti! Saliamo qua! Siamo sul treno, c'è un casino assurdo, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo preso e adesso torniamo, arriviamo tipo alle 10.40 a Milano Centrale. Sono dimenticati nella corsa, sono dimenticati le pizzette, il succo e la Coca-Cola Zero che avevamo preso là in il buffet che avete visto prima, però eravamo di fretta, credo fa venire l'ansia, però non fa niente, mangeremo oggi. Allora ragazzi, ho i capelli legati. Sono arrivata a casa, adesso vi dico anche con esattezza che ore sono le 23.45, mi sono anche, ma dov'è la luce? Ok, mi sono anche fatto una doccia rapidissima, niente, sono contenta di aver fatto anche questa tappa con Cleo, di aver conosciuto Stefano, Noemi e Robrock, e niente, quindi noi ci vedremo al prossimo video, al prossimo vlog, al prossimo quello che è. E vi auguro una buona... ma perché faccio queste inquadrature? Una buona e serena notte. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Siamo in Dakar. No, dopo dicono che parlo male inglese. Siamo nella macchina e ci stiamo dirigendo a Forlì. Anche questa volta, come potete vedere, non sto guidando io. E andiamo a Forlì sempre per il Luna Park Tour. E Cleo, le impressioni. Ah, volevo dirvi che fuori ci sono 27 gradi e mezzo quando l'altro giorno praticamente andavano i caloriferi in casa. Ah, tolgo gli occhiali. Dici le tue impressioni. Questo make-up anche questo è abbastanza sobrio. Sì, mi piace. Perché con la nuova arrivata ho tanto da fare. Stamattina mi sono fatta. La nuova arrivata è Juno. Super veloce. Uscirà il vlog anche di Juno. Okay. Non so quando, magari sarà già uscito. Boh. E niente. In ogni caso, non vedo l'ora. Ieri sono stata maestra. Sì, infatti, Cleo, un po' di attività fai tu. Sei una. Bene, perché. Ecco. Quindi chiudiamo il vlog subito qua. Ma ragazzi, ci faccio tutto. Sì, non ci vuole. Maybe. Can't you see it? Kind of.
Apart from me. Questa ragazza è una nostra canzone. Sharpen, what's his name? Daddy's signing. Let's do a dance. Bene, siamo arrivati al centro commerciale di Forlì. E adesso ci stiamo dirigendo. È molto grande questo centro commerciale. E vedremo adesso di andare naturalmente a fare la piripipì. Però, vabbè, tengo gli occhiali così non si vedono le magagne. E niente, quindi... Ah, Clem ha fatto vedere le fotine che ieri ha dormito con Juno. Allora, finalmente che l'ho iniziato. Però tra una cosa e l'altra non sono ancora riuscita a bloccare. Siamo a Forlì oggi. Qui c'è tutta la fila comunque. Là c'è la fila per Cleo. E bravi, salutate. E niente, quindi ho già iniziato da un po', però come vi ho detto appunto non ero riuscita a bloggare. Quadratura. Che paura. Allora ragazzi, stiamo... Aspetta, sei fuori fuoco tu? Fa niente, così nascondi le magagne. Allora ragazzi, stiamo tornando da Forlì e c'è un po' di coda. Io prima avevo detto che non ci sarebbe stata, invece c'è coda. Buonanotte Cleo, buonanotte. In store è andato bene e ci piace l'accento, perché l'accento veneto, sì, buonanotte, Veneto. Romagnolo, ci ricorda un sacco Valli Ludovica e Beatrice Valli. Che loro sono appunto romagnole proprio, vero? Sì. Di uomini e donne, sembrano di uomini e donne, ragazzi. E quindi ci ha ricordato loro, bene. Sì, è vero. Simpatico questo accento, mi piace. Va bene, saluti e baci. Adesso andremo a mangiare qualcosina. Siamo all'autogrillo. E abbiamo preso il posto. E tra poco vi faremo vedere cosa abbiamo preso da mangiare. Io stranamente ho un sacco di fame. Stranamente. E comunque abbiamo dovuto... No, niente, non ve lo posso dire adesso. No, comunque c'era tutto il tavolo sporco e abbiamo chiamato il signore per pulirlo e le nostre cose che c'erano sul nostro tavolo le ha spostate sull'altro tavolo. Ti stanno guardando, Tiago. Chi? Che in fondo chi? In fondo l'aula? Che lo voglio vedere. Io non lo so, le persone si scandalizzano. Oddio, che faccio, caro ragazzo. Gli occhiali in fronte, aveva quattro occhi. Allora, io ho preso, dimmi che non mi ricordo il nome. Rusticotto. E Cleo invece, che ha già mangiato, fai vedere. Spinaciotto. Spinaciotto. E niente, non ho mai visto, cioè, guarda, cioè veramente, la cotoletta dentro le patatine già infilate. Vabbè, sarà buono. Allora ragazzi, come potete vedere stiamo andando da Forlì e c'è Natale. Oggi sono stati tipo quasi 30 gradi e noi cantiamo le canzoni di Natale. Beh, bellissimo. Quindi concludiamo subito qua il vlog, perché non ho voglia di concludere la casa. Aspetta. Ma non sai le parole! Vabbè ragazzi, buonanotte, grazie per averci seguito anche oggi con questo finale bomba. Buon Natale! Spegniamo le luci a effetto. Ora iniziamo il vlog! Tu inizi sempre senza dirmelo. Ciao. Guardate che bel trucco ha Cleo. Cioè, non so se si vede. Sì, a me piace tutto tantissimo. Sul bordo. Io l'ho letto subito, mi piace veramente tantissimo. Comunque, oggi nuova tappa del Luna Park Tour. Praticamente oggi saremo a Barzano. Una data importante. Vabbè, è già fuori ragazzi. Niente, quindi io sono arrivato dall'università praticamente 20 minuti fa, ho pranzato velocissimamente per riuscire ad essere qua oggi. Cosa hai mangiato a pranzo? Ho mangiato gli involtini che ha fatto mia mamma, sperimentata, ha detto, involtini tipo primavera, con soia, zucchine, carote, non so se siano quelli primavera, però vabbè. Buoni? Sì, buoni, e dopo ho mangiato la cotoletta di soia. Ah, ecco, mi sembrava un po'. Metà, perché è bella, cioè, se la devo dire tutta in treno ho mangiato 3 chicken nuggets. Però, ah, ecco. Basta. E la pizza. Ma come? A pranzo. Ma vergognati. Sì. Cioè,
Ragazzi, la pizza. Ah, naturalmente, nella stanza di Cleo appena arriva un filino di caldo. Io oggi ho pantaloncini veramente cortissimi. Però appena arriva un filino di caldo, qui si muore. Infatti stiamo già morendo. Anche lei ha le cose corte. Non fate caso al casino, oramai lo sapete meglio voi di me. E niente, io sto già morendo, quindi eccoci qua, ce l'ho fatta. Allora, Cleo è prontissima. Hanno messo anche, lei è Carlotta comunque, ti presento. Ciao! Carlotta, hanno messo anche tu. E sulla macchina hanno messo anche i palloncini, che bello. Bene, noi ci siamo. Andiamo, vai Charlie. Oh. Vai. Sì, io ci sono dietro. E dove andiamo? Dove andiamo? Ti porta che è morto. Ok. Wow. Abbiamo sbagliato strada. Ciao, ciao. Ciao. Cioè, guardate che bella che è tutta questa scrivania, tutto con i palloncini rosa. Bello. Cioè, guardate che capelli favolosi che ha. Cioè, non sono i miei capelli, però vabbè. Però sono dei capelli favolosi. Ciao, posso chiederti una cosa? Scusa, ti sto riprendendo, aspetta che arrivo. Sì. Aspetta, eh? Come ti chiami? Sofie. Sofie, da quanti anni non tagli questi capelli tu? L'anno scorso. Ma sono i tuoi naturali, immagino. Sì. Ma sono bellissimi, sai? Sì. Posso toccarli? Sì. Perché io sono... Oddio, ragazzi! Non potete capire quanto siano belli questi capelli! Cioè, non sono come i miei. Dove sei, Rina? No, mio papà è senegalese, mia mamma è italiana. Senegalese, quindi ok, bravo. Ci siamo. Bene. Sei brasiliano. Io sì, sono brasiliano. Si vede un po' la differenza, ragazzi. Sì. Comunque adesso posso... Grazie. Allora, ci sono queste ragazze timidone che non si scrivevano in modo chiaro. Aspettate, scusate. Aspettate un secondo che arrivo subito. Guardate che bellezza, Cleo mamma! Vabbè, noi che stavo facendo il video con queste ragazze, questo gruppo di ragazze, diciamo i nomi. Chiara. Non ti vede e non volevano chiedermi di fare un video con me. Adesso abbiamo fatto, così sono contenta. Ok? Ciao! Allora, eccoci qua ancora nel vlog, ragazzi. Oggi chi è che c'è insieme a noi? Dite i vostri nomi. Beatrice. Martina, ciao. Cosa siete qua a fare? Sentiamo un po'. A incontrare Cleo. Sì! Fate vedere il libro. La magia delle piccole cose. Ebbene, tu ce l'hai il libro, ce ne sono sette, sette sorelle. Ah, sette sorelle! Allora ci siamo, bene, quindi possiamo concludere per ora qua il vlog. Ciao! Allora, qui per terra troviamo l'ultima della fila. Come ti chiami? Bianca. Bianca, eri qui per terra a far cosa? Eri un po' emozionata, t'ho vista. Stai verificando che la foto che vi ho fatto è venuta benissimo, immagino. E niente, bene, quindi l'ultima della fila, l'ultima superstite della nostra Bianca! Allora, qui c'è sul muro dei famosi. No, ho sbagliato. E questo è quello dell'anno scorso. E quest'anno credo si cimenta nuovo. Nel nuovo. Di fare la foto. Faccio anche io il video. Riesci tu a fartelo io? Lo faccio sempre qui. No, mettiamo di qua. Ce la faccio quello bello. Riesci? Sì. Scrivo. E ovviamente non siamo da soli, ragazzi, perché voi vedete solo il davanti, ma dietro ci sono tutte le persone, ovviamente. La magia delle... Ma cos'è vuol dire la magia delle piccole cose? Il titolo, Cleo? Certo. Sicura che non te lo debba fare io il video? Sì. Cioè, ragazzi, guardate cosa fa contemporaneamente. Cioè, fa il boomerang e la firma. Cioè, ma come sei multitasking. Bene, quindi quest'anno... C'è questa la mia stanza e si chiude Andrea. Hai un cecchino magari, che così Andrea, datemi un cecchino in mezzo, ma non c'entra niente. Io hai un cecchino, però possiamo aprire. Hai un cecchino, Andrea, che no, la cicca, la cicca. No, vabbè, oddio come sono sfatta. Ragazzi, è sfattissimo. Sentiti giù. Vabbè, comunque, se qua a cinciarlare per che cosa? Perché devo regalare a Tiago la sua copia. Che ovviamente non leggerò. Esatto, però leggerò la dedica che c'è davanti. Davanti a loro devo leggerla. Beh, oddio, è un po' segreta.
Allora, riprendimi. Andrea. Aspetta. Ti vedi? A giro io? Ok. Così c'è da parte anche quello, sì, magari vicino forte. La magia delle piccole cose. Quanto è lungo. Ah, posso vedere veloce. Vai. Ah, proprio così subito. Ah! Non si vede tanto. Caro Gino, ecco qui il mio... Ecco, ma ci, mi vedo. Ma non devi dirlo alta voce. Tutti e due. No, è un segretino. No, è bello far vedere a loro come sei tenera con me. Ma niente, dai. Caro Gino, ecco qui il mio secondo romanzo. E so che non lo leggerai. E so che non lo leggerai. Ma sai, non mi importa. Perché tu fai molto di più per me. I miei supporti. No, i due punti. Me. Due punti. Allora, perché tu fai molto di più per me. Due punti. Mi supporti e mi sopporti. E mi segui addirittura in tour. Non so che altro dirti. So. Se non. Se non. Che sei un vero amico, punto. Ti voglio bene, Cleo. Nonna, io non piango mai. No, però sono le lenti. Lucidità sono le lenti. Ma che bello. Ma sta andando, Andrea? Eh sì. Ecco, grazie. Spero. Grazie, grazie. La magia delle piccole cose. Ecco. Che bello. Grazie, davvero. Prego, Ginino. Grazie. Madonna, proprio adesso. Spegni, adesso fai tu. Finisce il blog, finisce anche Kai. Sì. E comunque, niente, adesso dai, venite tutte qua a sedervi, no? Mamma, io sono un po'... Chiediamo la buonanotte. E niente, c'è spazio se volete. Certo. E quindi è così, noi adesso vi volevamo augurare una buona... Stai qua a dormire, Chiara? No. No, 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 a parte che c'è Andrea, ah, e poi io domani mattina mi devo svegliare presto per studiare. Giusto. Perché, ok, che la seguo in tour, ma dietro nel backstage c'è lo studio. Ok. E niente, ah, volevo far vedere la borsa di Andrea. Andrea, fai vedere la tua borsa di oggi che l'hai portata ovunque praticamente. Cioè, non... Non so dove... Mmm... Cioè, ragazzi, ha perso la borsa. È tutto il giorno anche al supermercato se l'è portata in giro. Era su? Era qui, eh. Andrea, non è che abbiamo tutto il vlog. Cioè, cioè ragazzi, ha portato anche al supermercato che è a 2 secondi dalla sua casa. Adesso non la so. Qua l'hai vista, Io l'ho vista. Io l'ho vista. Cioè, ragazzi, adesso la colpa è mia. Cioè, io non ho fatto niente, tu l'hai vista. Che mi hai detto, stavi trafficando qua col portafoglio. Ma io non ho mica visto la borsa, ho visto la carta d'identità. E non mi presa la carta d'identità, secondo te? Dai, Andrea, ma io devo concludere il vlog. Cioè, con te che non trovi la borsa? Qua sotto. Guarda sotto il letto, magari. Ma non c'è. Ma sei così stordita, Andrea. Dai, Andrea, dici che hai fatto uno scherzo per farla figa, dai, dillo. Ma sei in bagno? Ho perso tutto. In bagno? Cioè, ragazzi, ho perso... è uno scherzo o no, per piacere, Andrea? Non c'era, cioè... Dov'è? Scusa, non la trovo neanche. Adesso, volete vedere che l'ha dimenticata sul mercato? Ma va, c'è ovunque. In macchina. No, no, era qua, giuro. Lo sta giurando. Giuro, l'ho messa. Cioè, io ve lo garantisco, se dovevamo andare sul mercato che a 2 secondi ha preso sta borsetta con dentro anche il pigiama che non serviva e con l'altra si mette il deodorante così. Cioè, e adesso non trovo più la borsa. Dai. Ma sarà giù? L'avrà lasciato giù. Cioè, speravo che tu non l'abbia persa. No, no, era qua, giuro, l'ho preso da qua. Secondo me stavo giocando un sacco di palle, poi, chi lo sa. Cioè... Allora, dov'è che vai? Dove sei? Prova a vedere, magari là dove c'è il divano. Allora, vi rendete conto, ragazzi? Cioè, che palle! Vieni! No, me l'avete presa voi! Vediamo. Io anche sonno! No, non l'ho messa la camera di sella! Ragazzi! Mi andò piano! Ma... Vabbè!
E niente. È possibile. Vabbè, quale deve essere per forza? E non è così, secondo me. Scusa, chi è nella cabina armadio, secondo me. Ma chi l'ha messa lì? Ma prova a vedere che non c'è nessuno in casa. Ma non c'è, non entriamo qua, che c'è un certo, se vuoi entrare tu. Oh. Cioè ragazzi, no. Cioè ragazzi, era qua. Ma quanto stai stordita? Non devi il culo. Ma ragazzi, era qua. Non l'ha vista. Ma Andrea, no, sei una falsa. Sei una grande falsa. Il vlog si conclude qui. Ciao. Oddio, cosa controlla? No ragazzi, cioè io non ho parole, veramente, no, questa borsa, questo zainetto, questa busta, come cavolo avete chiamato, l'ha portato ovunque ed era sempre stata qua, cioè, non ho parole, Andrea, vergognati. Comunque, ma il vlog per stasera è concluso. Buona, e noi, vabbè, noi non sappiamo niente, vedrete nel vlog cosa sarà successo, ciao.